Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questo episodio, dal colore di retrocomputing, parleremo del tema AMD contro Intel. Quale PC scegliere per assemblare una piccola collezione di retrocomputing che sia rappresentativa della storia dell'informatica consumer? La lotta commerciale tra AMD ed Intel si è particolarmente accesa dal 1997. AMD con CPU K5, K62 e K63 con vari tipi di frequenze di clock su piattaforma Super Socket 7 contro Pentium 2 e piattaforma Slot 1. Gli appassionati di informatica ricorderanno dal 1997 questa lotta commerciale che ha portato tanta scelta di motherboard taiwanesi, tanti monitor CRT, tanta RAM a prezzi economici, tantissime schede video per giocare su PC e tantissime schede audio. Entrambe le piattaforme per il segmento home consumer processavano Windows 95, poi Windows 98, poi Windows ME. Non sono sistemi operativi che possono essere dimenticati nella costruzione di un piccolo campione hardware che sia rappresentativo della storia dell'informatica consumers. Quale scegliere? È hardware obsoleto oggi, forse anche in parte difficile da rintracciare, perché i proprietari di PC assemblati con il tempo aggiornavano microprocessore, RAM, scheda madre, schede video, per cui alcune parti hardware è forse possibile trovarli o nel mercato dell'usato o nel mercatino delle pulci. Ma con il tempo questo tipo di hardware, in special modo le schede madri, potrebbero, diciamo, essersi ridotte di numero come stock, perché non è detto che siano state conservate quando gli appassionati appagavano i propri sistemi, ad esempio a socket 478 oppure a socket A. E nel complesso, diciamo, l'hardware del Super Socket 7 e il vecchio Slot 1, tutto hardware su cui è facilissimo installare Windows ME, che ha il supporto USB, ha migliaia di drivers per le periferiche, tutte le periferiche usate, Matrox, Voodoo, Nvidia, hanno drivers facilmente rintracciabili in internet che funzionano ottimamente con Windows ME. La scelta di rappresentare il mondo PC con Super Socket 7 oppure Slot 1, a mio avviso, deve tenervi conto anche di quello che successe dopo, dal 2001. AMD propose Huron e Athlon XP su Socket A, mentre Intel proponeva Pentium 4 e Celeron su Socket 478. Entrambe le piattaforme motorizzate con il grande successo Microsoft Windows XP e con schede audio e video che ce ne sono tantissime, le Voodoo, le Nvidia, le Matrox e via dicendo. Per farla corta e breve, se sceglierete di rappresentare la prima fase del conflitto commerciale AMD contro Intel con Super Socket 7 e una qualche tipo di CPU K6 e Windows ME, allora per rappresentatività storica, nella seconda fase a mio avviso dovreste poi scegliere la scheda, l'architettura Socket 478 con Pentium 4 motorizzata da Windows XP. Viceversa, se nella prima fase del 1997 scegliereste Slot 1 con Pentium 2, allora per il periodo successivo dovreste, a mio avviso, scegliere motherboard Socket A con AMD Athlon motorizzato sempre da Windows XP. Questo in modo da poter rappresentare in modo coerente il grande scontro commerciale dell'informatica consumer in tempi passati, ma relativamente recenti. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.